E buon salve a tutti i piccoli recenti, sono Filotoro. La voce ancora non mi è tornata, che bello. E oggi ovviamente è il gioco che stavamo aspettando tutti con trepidazione, ma vi pare che non ve lo porto? L'unico problema è che non avendo un copricapo a tema Harry Potter, perché chi mi segue, cioè chi ha trovato il mio video per puro caso sappia che io generalmente porto i cappelli, ma non avendo niente a tema Harry Potter ho ricacciato fuori gli occhialetti steampunk, perché Harry c'ha gli occhiali, quindi... Le mie genialate. Per chi non lo sapesse, è uscito il gioco, ma mi sembra strano che non lo sappia e che qualcuno non lo sappia. Comunque sì, è uscito il gioco per il cellulare di Harry Potter e ovviamente sono stata la prima a averlo scaricato, ma non l'ho ancora provato perché in quest'ultimo periodo sono stata tutto il tempo a Napoli Comic Con e non potete capire il tempo che sono stata con quest'icona sul cellulare e ancora non l'ho aperta perché volevo farlo in diretta con voi. Quindi ciao ciao le bande e cominciamo subito. Sto registrando, ok, questo lo metto qui. Allora, apri, vai. Ah, così. Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Oh, Harry Potter, Hogwarts Mystery. Allora, ma come è possibile connettersi al gioco? Ok. Madonna, che piatto sto wifi, raga, ve lo giuro. Allora, cominciamo. E strega. Accetta. Allora, cominciamo subito con l'avatar. No, è cinese, oddio, è cinese. No, 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 famola normale. Beh, vabbè, famosa, basta. Potrei sempre modificarlo in seguito. Ma se fosse possibile modificare sto schifo di taglio, ma che è? Ma i capelli in ce stanno? No, i capelli in ce stanno. Vabbè. Avatar completato, vabbè, dai, su, famo, basta. Ok. Allora, clicca la tizia, ok. Ciao, mi chiamo Rowan Kana. Anche tu ti stai preparando per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts? Sì, ma diagonale è disorientante. Non so da dove cominciare. Posso aiutarti io? Ho letto storie di Hogwarts in vista del primo anno, quindi sono abbastanza esperta di Hogwarts. Ti consiglio di cominciare comprando i libri che ti servono al Ghirigoro. Ok. Parla con Rowan, fatto, ok. Procura di per il Ghirigoro a tutti i libri che ti servono e intraprendili, visualizza. Procura di libri, Ghirigoro, vai. Ah, che figo, tipo Google Maps. Allora, andiamo qua. È ora di fare scorta dei libri. Tocca agli oggetti luminosi per completare le azioni e ottenere ricompense. Allora, apriamo i libri, recupera i libri. A recuperare altro libro, a recuperare altro libro. Oh, ma ce la fai? Oh, grazie. Non vedo l'ora di imparare tutti questi incantesimi. Non è il mio avatar perché io che vado a scuola pure che è Hogwarts proprio non ci siamo. Dove lo devo cliccare? Così? Ah, ok. Tocca un altro oggetto luminoso per cominciare un'altra azione. Per completare certe azioni sono necessari più tocchi. Me ne sono accorta, grazie. Uno, due, esamina scaffali. Animali fantastici? Conosco questo libro, è bellissimo. Ah, questo so io, sì. Allora, volta pagine. Questo libro è stato scritto da una certa Batilda Bagshot. Il mio accento inglese è fenomenale. Ok, ora? Sì, ho trovato tutti i libri della lista. Vediamo se Rowan può aiutarmi a trovare il resto dell'equipaggiamento. Allora, procura di libri, ok. Parla con Rowan, ok, ritorniamo dalla tizia.
questa tizia non so perché mi ricorda vagamente Alia di Miraculous. Allora, grazie per l'aiuto, Rowan. Sono riuscita a trovare tutti i libri. Yeah, bello! Sono così emozionata per Hogwarts che mi sono dimenticata di chiederti come ti chiami. Arianna Smith. Così, a random. Il tuo nome è Arianna Smith, ok. Mi chiamo Arianna Smith, sì, proprio. Molto piacere, Arianna. Altrettanto, non potrei essere più emozionata all'idea di entrare a Hogwarts. Vero, continuo a fissare la mia lettera di accettazione da quando è arrivata. Mi fai vedere la tua? Io ce l'ho. Ah, sì, ce l'ho. Gentile Arianna Smith, siamo lieti di informarla che ha diritto di frequentare la scuola di magistra e goderia di Hogwarts. Wow, fantastico. Oggi ho preso quello che mi serve, ma mia mamma mi ha dato quanto basta per comprarmi qualcosa di speciale per la scuola. Voglio qualcosa che faccia sapere a tutti a Hogwarts che sono un intellettuale serio, impegnato a fondo per diventare capo scuola. Cosa credi dovrei prendere, Arianna? Una sciarpa, un maglione serio o un bel cappello? Forse un maglione serio? Ottima idea, non voglio prendermi un raffreddore, dopo mi toccherebbe saltare le lezioni, sì. Mentre compro dei vestiti, tu dovresti prendere una bacchetta da Ollivander. Oh, fantastico, vai da Ollivander. Sì, va bene, ho capito. Non riesco a credere di essere da Ollivander. È qui che tutti comprano la loro prima bacchetta. Oh, vai. Bacchetta di melo, corda di cuore di drago, 9 pollici, rigida. Su viola agiti. Poteva andare peggio, però. Ricordo che suo fratello fece esplodere il mio calamaio. Io non ce l'ho un fratello. Conosceva mio fratello? Ricordo tutte le bacchette che ho venduto. La sua era di legno d'acero, corda di cuore di drago, 10 pollici. Un'ottima bacchetta, è un vero peccato che l'abbia spezzata a metà quando è stato espulso. Dai! Mi pare di capire che sia scappato di casa dopo l'espulsione e che da allora non sia. E che da allora non si sia più saputo nulla di lui. Deve essere stato un duro colpo per lei. A quanto pare io non conosco mio fratello. Mi è dispiaciuto per lui, ho provato molta rabbia. Mi ha motivato. Beh, che posso dire? Mi è dispiaciuto per lui. Ci amava Hogwarts. Spero tanto che stia bene. Cioè, manco lei è troppo convinta di questa cosa. Guarda che faccia. La sensibilità può essere una grande forza. Penso proprio di avere la bacchetta che fa per lei. Legno di acacia, nucleo di crini di unicorno, 12 pollici, flessibile. Provala. Splendido! Sono molto curioso di vedere che strada sceglierà. Ehi, Arianna, ti piace il mio maglione? Ti si addice, sembri la matricola più intelligente di Hogwarts. Un suggerimento era tuo, però date ogni volta che mi serviranno consigli di abbigliamento. Ma quella è la bacchetta di legno di acacia? Sì, e tu come lo sai? La piantagione di alberi della mia famiglia produce legno per bacchette e scope. È per questo che mi piace stare dentro a leggere. Mi dispensa dall'uscire fuori a lavorare nella piantagione. Quello è il fatto che non ho amici. È un problema. Puoi essere amica mia? Non credi che sia troppo stramba? La gente di solito la pensa così. Lo dicono lo stesso di me. No, sta cosa è vera. Perché dicono una cosa simile su di te?
Mio fratello è Jacob Smith. Lo stesso Jacob Smith che è stato espulso da Hogwarts per aver infranto le regole mentre cercava le mitiche sale maledette. Ne hanno parlato molto sulla Gazzetta del Profeta. A scuola lo sapranno tutti. Lo so, e penseranno tutti che anche io sono stramba. Possiamo essere strambe insieme. Cosa vuoi che faccia se qualcuno ti infastidisce per via di tuo fratello? Fai come me. Posso difendermi da sola, ma sapere che sei al mio fianco mi farebbe sentire più tranquilla. Capito, userò il mio vasto vocabolario per percuotere verbalmente chiunque osi infrangere la tua reputazione. Per la serie disonore su di te e disonore sulla tua mucca. Capitolo 1 completato, il tuo viaggio inizia qui, raccogli. Benvenuti a Hogwarts. Ma questo magari lo facciamo la prossima volta. Va bene, gnocchi lessi, concludo qui il video. Fatemi sapere nei commenti voi che tipo di bacchetta avete ricevuto. E anche se volete che continuo questo tipo di gameplay, seguitemi su tutti i vari social, come al solito date il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e nel mentre mi raccomando, continuate a fandomizzare il mondo. Ciao!